Gentili telespettatori, buona giornata. Beh, insomma, adesso andrò a raccontarvi cosa sta dicendo la Schlein contro la Meloni. Basterebbe solo che vi leggo quello che sta dicendo senza commenti, sarebbe già sufficiente, ma vi farò sempre lo stesso i miei commenti. Saviano viene cacciato dalla RAI. Perché? Perché continua a insultare le persone. Non critica, insulta, perché la critica è sancita dalla Costituzione. Non siamo sotto un regime, mentre Saviano pensa che siamo sotto un regime fratellista. Saviano che cosa fa? Lui non è che critica uno scrittore di quel valore, 15 milioni di copie vendute solo di un libro. Sa perfettamente che cos'è la critica, che cos'è la calunnia, la menzogna, la diffamazione, gli insulti. Lui utilizza tutti gli altri tranne la critica. Lui insulta, calunnia, diffama, ma non critica. I suoi sono solo insulti. Cioè, lui utilizza parolacce e dà dei criminali agli altri in maniera infondata. Cioè, quello che lui immagina nella sua mente diventa per lui vero. Intanto, questa è l'esclusione di Saviano. Viene escluso un insultatore recidivo che continua imperterrito a insultare le altre persone. La segretaria del PD, al posto che dire sto zitta perché sinceramente questo è un amico, però ha il vizio di insultare gli altri e poi gli tolgono il programma. Ecco, una persona di un certo tipo, diciamo così, di un certo spessore politico, prende le cose e le analizza onestamente. Dice, questo Saviano è un amico, però è un insultatore. Continua a insultare le persone e poi gli tolgono un programma. È meglio che non dico niente perché, insomma, che cosa vuoi dire? È un insultatore, gli tolgono il programma, non fa una grinza. Invece no. E invece no. Il grande capo del PD, Elly Schlein, dice, quindi ricapitolando, nel giro di 2 giorni, virgola, mentre noi ci battiamo per il salario minimo, il governo Meloni riesce ad attaccare Don Ciotti, da sempre impegnato nel contrasto alla criminalità organizzata, e cancellare 4 puntate di Insider, già registrate, contro le mafie di Roberto Saviano, come vendetta perché è saltata la striscia di facci. Ma come si fa? Ma come si fa? Dice il grande capo. Poi si offendono quando dici che hanno un problema col dissenso e che non prendono sul serio il contrasto alle mafie. Questo è puro delirio. Che cosa c'entra? Scusate, ditemi che cosa c'entra il contrasto alle mafie con Saviano che viene cacciato perché insulta gli altri. Il programma poteva parlare di mafia, poteva parlare di farfalle, poteva parlare di politica, poteva parlare di clima, poteva parlare di quello che voleva. Il punto non è di cosa parlava il programma. Il punto è che viene cacciato un insultatore. Mentre il grande capo del PD vuol far passare il messaggio Saviano parlava di mafia, cancellano il programma che parla di mafia e poi se la prendono se qualcuno dice che loro sono a favore della mafia. Avete capito un po' il discorso, eh? Lei dice non prendono sul serio il contrasto alle mafie. Quindi questo del contenuto del programma è un'assoluta sciocchezza, ma una sciocchezza totale. Ma andando un po' più indietro, mentre loro sono impegnati e si battono per il salario minimo, il governo Meloni attacca Don Ciotti e cancella le puntate. Loro si battono per il salario minimo. Prima di tutto, la Meloni ha sempre detto di no al salario minimo. Oggi ci ha mezzo ripensato e sta pensando di aprire una discussione per trovare
uno strumento che possa eliminare gli stipendi da fame. Quindi che loro, mentre loro si battono, il governo licenzia Saviano, mentre loro si battono contro se stessi, perché la minoranza, essendo minoranza, può battersi tutto il tempo che vuole, ma non può fare nulla. Può sbraitare quanto vuole sul salario minimo, ma chi decide oggi, tramite il voto degli italiani, del 25 settembre, è il governo Meloni. Quindi il governo Meloni deciderà se fare il salario minimo, se non farlo, o fare un qualcosa di simile. Loro che si battono per il salario minimo fa troppo ridere, fa veramente ridere. Ma cosa vi state battendo? E quello, il messaggio che vuol passare è che mentre lei si batte, indomita sul salario minimo, che non si capisce cosa vuol dire battersi sul salario minimo, la Meloni invece attacca Don Ciotti e cancella le puntate di Saviano, no? Ma non è la Meloni che sta pensando a una soluzione sul salario minimo, quindi la Meloni non è impegnata a cancellare le puntate di Saviano, la Meloni sta pensando a un suo salario minimo, mentre voi che vi battete per il vostro salario minimo non serve a niente, cioè state tranquilli perché voi non, come minoranza non potete decidere assolutamente nulla, non c'è nessuna trattativa del governo con voi, non ci sarà mai, perché il governo deciderà da solo, in autonomia, se farlo, se non farlo, se fare una via di mezzo. Quindi loro che si battono sul salario mentre la Meloni che licenzia gli scrittori è una fesseria. Se poi andiamo più avanti e vediamo che la Meloni cancella un programma che parla di mafia e poi lamentatevi che siete lontani dalla lotta alla mafia, quindi va a insinuare che hanno cancellato un programma di mafia chissà per quale ragione, il mandante occulto, che avete capito, no? Il governo è vicino alla mafia in qualche modo, perché cancella pure i programmi. Ecco, voi vi rendete conto della pochezza di questo politico, della infinita inconsistenza di questo politico. Ogni cosa che dice è una roba sbagliata, offensiva, inesatta, senza senso. Raramente ho sentito dire alla Schlein un qualcosa che abbia un senso. Anche in questo caso vi ho spiegato che ha detto due cose, due fesserie di carattere cubitale, di carattere industriale, fesserie industriali, che poi lei va a ripetere in tutte le interviste, ripete sempre grave, grave, ripete sempre le stesse cose, come un disco rotto. Grazie a tutti e arrivederci a presto.